Passeggiare! Basta passeggiare! Passeggiando in bicicletta. Basta passeggiare! Ciao, io sono Chiara. E io sono Antonella e oggi ti presentiamo il nostro viaggio organizzato a Parigi e Castelli della Loira. In questo viaggio organizzato avremo delle guide turistiche che ci accompagneranno sia a Parigi sia nella parte dei castelli, dai paesaggi molto fiabeschi. I castelli sono più di 300 nella regione della Loira, non potremo ovviamente vederli tutti, ma abbiamo selezionato i migliori. La Valle della Loira è stata per secoli il luogo di villeggiatura preferito dei sovrani francesi. Ecco perché qui si trovano così tanti castelli. Queste dimore sono davvero uniche per la loro posizione vicino alle rive del fiume. Sono sontuose negli interni e hanno dei bellissimi giardini molto curati. Ogni tappa sarà ricca di storie e leggende interessanti e avremo anche occasione di rilassarci nella natura. E poi, che dire di Parigi? Per molti è la città più bella del mondo. In questo viaggio organizzato potrai passeggiare con la guida turistica nel centro storico, visitare due dei musei più grandi e più famosi del mondo, il Museo del Louvre e il Museo d'Orsay, e fare qualche acquisto durante il nostro tempo libero. Faremo anche una tappa alla Reggia di Versailles. La sua Galleria degli Specchi è un capolavoro barocco che da solo vale il viaggio. Questo è un viaggio per approfondire l'arte e l'architettura. Ti sembrerà di tornare indietro nel tempo, nell'atmosfera della nobiltà francese. Inizieremo il nostro viaggio con due giorni a Parigi, che saranno ricchi di visite guidate ai monumenti principali della città. Visiteremo infatti le Champs-Élysées, il viale più maestoso di Parigi. Visiteremo anche il quartiere degli artisti di Montmartre, dove hanno abitato tra gli altri Van Gogh, Picasso e Monet. Andremo a l'Île de la Cité, il cuore di Parigi, dove sorge la cattedrale di Notre Dame, ed entreremo in due musei molto importanti, il Museo del Louvre e il Museo d'Orsay. Vedremo Amore Psiche e la Gioconda e alcuni tra i capolavori impressionisti e post-impressionisti. Tra i famosi castelli che andremo a visitare ci sono quelli di Chambord, Chenonceau, Villandry e Amboise. Non mancheremo di visitare anche il maniero di Clos-Lucet, dove il genio italiano Leonardo da Vinci ha vissuto gli ultimi 3 anni di vita. Lo sai, Antonella, che ci sono delle installazioni particolari in giardino? E certo, Chiara, sono quelle basate sui suoi disegni. Visiteremo anche l'immensa Reggia di Versailles, così grande perché doveva ospitare tutta la corte del re. Versailles è diventata famosa grazie alle trasformazioni volute dal Re Sole, Luigi XIV, e fu la residenza dei sovrani francesi fino alla rivoluzione del 1789. Finiremo questo tour nella città di Orléans, resa famosa da Giovanna d'Arco, che la liberò l'8 maggio del 1429. Passeggeremo tra le botteghe dell'artigianato, visiteremo la cattedrale di Santa Croce e la casa della Pucelle d'Orléans. Insomma, tutto il meglio della regione nel cuore della Francia. Questo itinerario in Francia è prevalentemente artistico e culturale. Saremo sempre accompagnati dalle nostre guide turistiche, che sapranno farci apprezzare al meglio le tappe di questo viaggio. In questo viaggio le temperature saranno piacevoli, vi consigliamo un abbigliamento a strati. Non dimenticate un impermeabile e delle scarpe comode per camminare, ce ne sarà bisogno. Anche in questo viaggio è previsto uno dei nostri accompagnatori d'agenzia, che partirà dall'Italia con tutto il gruppo e rimarrà a disposizione per tutto il viaggio, dando assistenza e prestando attenzione a ogni necessità. Troverai tutti i dettagli di cosa incluso nella quota di partecipazione sul nostro sito, ilviaggiochetimanca.com. Io lo so, Chiara, che è un viaggio che vuoi accompagnare tu. È proprio vero, questo è uno degli itinerari che preferisco, sia perché Parigi, secondo me, è la città più bella del mondo, sia perché nei giorni seguenti mi sembra di essere una principessa nel proprio castello. Il nostro team di professionisti studia e organizza il viaggio nei dettagli per sfruttare al massimo il tempo a disposizione. Le nostre proposte partono a date fisse con prezzi chiari e bloccati, in periodi adatti allo svolgimento del programma nel migliore dei modi. Ascoltare le spiegazioni di una guida turistica ti farà immergere completamente nell'atmosfera del luogo che visiterai. Comunicare all'estero non sarà un problema, ricevere aiuto dai tour leader e dalle guide locali. Partire con altri viaggiatori significa condividerne esperienze e sensazioni e, perché no, trovare nuovi amici. Conoscerai tutti i dettagli di ciò che ti aspetta prima della partenza, grazie alle nostre presentazioni. Con un accompagnatore dall'Italia parti senza pensieri, ci occuperemo noi del programma e dell'itinerario. Tu dovrai solo pensare a goderti il viaggio. Visita il nostro sito ilviaggiochetimanca.com
e scopri le recensioni di chi ha già viaggiato con noi in questi anni e di nostri nuovi itinerari. Per informazioni e prenotazioni puoi utilizzare il form che trovi in fondo ad ogni scheda di viaggio, oppure i nostri contatti, email e telefono. I nostri uffici si trovano ad Iseo, proprio a due passi dal lago. Perciò se preferisci conoscerci di persona, siamo tutti qui. Ti aspettiamo!